Aspetta, mettiti la luce però in modo che... A questo, gioca a questo, lui. Va a cominciare a questo. Mi sembra un po' buio tutto ciò. Perché io non c'è un cazzo? Aumenta questa lampada, ricca, aumenta. E invece di andare dallo psicanalista, io vado da Marietto, poi forse anche per te è la stessa cosa. È una sorta, no, di parola libera. Allora, i dialoghi con Marietto sono sempre improvvisati, però qua, perché la forza di Marietto è che lui è genuino e così. Però oggi vorrei parlare di argomenti seri, di condizionamenti culturali. Quando hai iniziato pensavo che c'erano i condizionatori, e che c'erano i condizionatori? E gli ammani idraulico. Ma non è quello importante, ma non è quello importante, ma è la condizione dell'orologio, però è uguale a tuo. Gemello del tuo. Però non è scemo Marietto. Capito? Però a me chi mi obbliga a guardare quel prodotto? Questo è quello che voglio dire alla gente. Cioè non li guardate. Spegnete proprio la televisione. Non dico leggete un libro, leggete una rivista. È che tu poi i libri tu non li leggi, tra l'altro. Non le leggo. No. Ovviamente non leggo come te, Riccardo, perché se io leggevo come te a quest'ora non lo so. Però, no, però ecco, non è neanche. Io mi piacerebbe. Ti ho fatto questo appunto perché. No, però non devi dire non leggi libri. Tu leggi la vita. Ma se mi dici il libro di tuo fratello l'ho letto. Quindi li leggo. No, alcuni libri li alcuni leggo. Alcuni li leggo. Mi deve... Ogni, dai, diciamo la verità, Marietto, non è un grande. Ne leggo tre all'anno. Vabbè. Però, a me non lo dico. Sì. Cioè non ho detto ne leggo 300 all'anno. Sì. Tre all'anno però li leggo, Quello è sicuro. Ok. Tre all'anno li leggo. Lo so. No, sei leggere... superiore alla media, eh. Ah, non lo so la media. No, sei neanche mezzo libro alla a testa. No, io tre all'anno li leggo. Forse un libro leggo, li leggo. Di Barbara D'Urso, eccetera. Però ecco, quello che voglio dire io, non è tanto una questione di lettura, perché è una questione di attenzione al mondo, agli altri. Cioè, voglio dire, tu leggi la vita. Anche sì. La vita... Cioè, perché il libro ti fa sentire che anche quello bisogna saperla leggere, poi. Cioè, non è che pigli a leggere la vita è così. Certo, anzi, poi... è più facile leggere un libro, Cristo, com'è difficile fare i film. Cioè, ma compra due luci serie quando devi farsi riprese, no? Guarda, ma guarda che bello bella. Così che sei. Sì, una bellezza, però. Come si bella a cavallare su cammello. A quest'ora devi stare là, devi fare quello che dicono loro, magari c'è uno che ti comanda che è una bella testa di cazzo pure. Sai quanti ce ne sono che lavorate e dipendete da persone che sono delle teste di cazzo e voi lo sapete e non gli potete dire niente. Ma voi pensate il fegato come vi diventa? Amaro. Quando andate alla casa sera state accise. Perché dice ma quello povero scemo mi deve dire questa cosa a me. Quello è un povero cretino. Non è neanche all'altezza di fare il lavoro, mi deve comandare a me. Quanti ce ne sono così? Ma come vi sentite quando andate a casa e non ti dà capo un po' cucina? Marone. E il fegato ve lo fate controllare spesso? Ma io lo vedo anche quando sto in giro, no? Sulla metropolitana, su Pullman. A me piace molto osservare la gente. Quindi in questo sei regista, sei regista anche tu. Ma guarda il regista, non so proprio nessuno. Però li guardo e vedo lo sguardo, sai? Dico. E li vedi proprio vuoto, lo sguardo vuoto. Dico, ma che sta nonna? E magari però capito, c'ha la casa, mantieni i figli bene, poi, e dici, e tu? E tu? Ma hai visto che ci guardo che ti. E mentre poi ogni tanto capita che acchiappa a chi lo vuoi che sta buono, capito? Sta bene, poi vedo lui dallo sguardo, la cosa. Vedi che lui è. È sereno, ma non secondo me sereno perché che guadagna 20.000 euro al mese. Secondo me è sereno perché va a fare un lavoro prima che gli piace. Ed è contento di andarlo a fare. Ed è felice. E quello già la capisci di passare bene. Invece la domanda è questa, se tu invece vedessi me, fai finta di non conoscermi, vedessi me in metropolitana così, cosa penseresti? Avrei sciuto visto. Benvenuto, ce l'hanno mandato.
la prima è quella. Poi dopo, vabbè, poi dopo parla con te, dopo che ci parli 5 minuti, capisci che stai un grande, capisci? Però, ma tu mi hai fatto una domanda precisa. Se io ti vedo per strada, che non ti conosco, così, ho in un puma, dico maronna, amici, mancavo solo chissà. Ma stiamo a posto, stiamo completando il quadro. Stamattina stiamo a posto. Mi faccio segnare la roba e cominciamo a sai un altro. Ecco qua, te l'ho detto. Vabbè, comunque io lo prendo come un complimento. Ma per me è un complimento. Perché capito, uno che deve dire, questo non è, questo non fa parte del branco, aspetta no, fammi capire, poi capito, uno poi è curioso, ma chi è questo? Uno fa tante domande, no? Sì, però poi se ne dice, vabbè, lasciamolo andare per la sua. Ma è meglio che lo faccio io o gli chiedo qualcosa, capito? Secondo me molta gente quando ti incontra a te e ti dubbia, dice, ma cazzo vorrei conoscere, E soprattutto qua ritorniamo ai miei, diciamo, problemi con le donne. Molti mi dicono che io, diciamo, oscurando il mio sguardo, questo può essere tu, la vedi come un handicap. Cioè, se la donna non vede lo sguardo che le dai, vede cappello, chiaro scuro, può essere un deterrente. Ma quello è il mistero, eh. È quello che ti crea misterioso. Se tu devi capire, devi lente, io su qualcosa mi pare una cotone. Cioè, sei uno dei tanti, la gente manca dove. Sì, vedo questo omone grande, alto, come ce ne sono tanti. È proprio quello che dice, ma guarda questo. No, oggi mi piace questa. Quando ti metti l'altro cappotto, si fa spettacolo, eh. Dica, ma scusa, ma sono un bigliettino così piccolo, ma quante cose scrivi? Maronna, tanto. Io, quando sto con mia figlia, dico la verità, gli faccio vedere un po' di TV sempre, ma poco, però proprio la faccio giocare con me, ma i giochi che facevi da bambino, gli ho insegnato il gioco delle cinque pietre, quando ero scugnizzo per strada, giocavamo alle cinque pietre, nell'episodio usavamo le ossa delle pesche, ci mangiavamo le pesche, poi le ossa le pulivamo, mettevamo cinque ossa, si chiamano le cinque pietre, la butti una in aria e ne prendi una. Ne butti la e ne prendi, le devi prendere una volta, poi dopo vai avanti, ne butti una e devi prendere due, devi sempre 5 metri in mano, poi le butti giù, ne butti la pietra in aria e ne prendi tre, e poi ne prendi una alla fine, poi alla fine devi prendere tutte e quattro con la quinta, se riuscivi a fare vincevi, questo era il gioco che facevo. Poi c'erano tantissimi giochi, va bene, comunque man mano che me li ricordo a mia figlia io lo sto insegnando. E gli piacciono, vedi che gli piacciono di più che se gli do un giochino elettronico in mano, che gli piacciono anche quelli. Però la vedo che si appassiona di più a queste cose, gli piace di più. E questa è la prima cosa che faccio con mia figlia, i giochi più elementari, diciamo. Comunque gli faccio fare dei giochi che deve sforzarsi, che deve usare la fantasia, come facevo io da ragazzino. Perché queste cose qua poi ti servono anche nella vita. Questo l'ho visto sulla mia pelle, capito? Queste cose che ho imparato, il modo di giocare, il fatto di cavartela al momento di difficoltà, trovare subito la strada per avere meno danni, no? Questo faccio con mia figlia, però anche la televisione la faccio vedere, perché come fai a non fargli vedere la televisione? È impossibile. Poi gliela faccio vedere. Anzi, guarda, addirittura mo sto iniziando, quando cucino per lei, la metto vicino a me, gli faccio vedere come si cucina, come... Papà, come lo fai? Faccio stare vicino a me e guardo come si fa. Così si fa, sai, poi il bambino magari poi gli può piacere come non gli può piacere, Però comunque le guarda... Vabbè, poi lasciamo perdere le canzoni, le poesie napoletane, di qualche poesia napoletana. Ti fai conto che io sia tua figlia, così per assurdo. Dimmi una poesia. Quindi l'ultima che gli ho detto della mamma. Vedi la poesia. Doveva venire la festa della mamma. Facci vedere, ti posso dire una poesia napoletana? La dice a mamma la festa della mamma. E lei mi fa: sì, papà, me la insegni. Faccio sì. Faccio, però devi concentrare un attimo. Se tu ti concentri la impari subito. Se tu ti distrai è difficile, che già te la devo dire in dialetto napoletano. Poi in più, va bene, papà, no.
Io l'ho detto due o tre volte. L'ha detto. Gli è entrata subito. E dimmi, cos'è sta poesia? La mamma. E dimmi. Chi te una mamma è ricca e non lo sape. E chi avo bene è felice e non l'apprezza. Perché l'amore mamma è una ricchezza. È come un mare che non fornisce mai. A mamma, tutto darà, niente di cerca. Ma si deve chiagnere, senza sapere perché, ti abbraccia e dice figlia, e chiagna insieme a te. Cristo santo, ragazzi, Marietta. Cioè, che il napoletano è tutto tranne che freddo, impassibile. No, vabbè, quello no, proprio no. Cioè, ci abbiamo tantissimi difetti, Riccardo, napoletano, ma tanti, tanti. Però su alcune cose siamo proprio... Noi siamo napoletani, hai visto? Pensa quando lei li vedrà e dice, papà non sta buono, cacà. No! Allora dirà, io ho sempre pensato, mio padre non sta bene, ma adesso ho avuto la conferma. No. Gli do la conferma che io non sto buono. No, cacà. Io stavo dicendo, pensa il valore che può avere questa cosa. Ah, certo. Quando tu non ci sarai più, sarai morto. Perché anche questi cortometraggi che fai, comunque devi mettere la musica, devi mettere alcune le cose più... La luce! Sta luce che ci sta facendo un bazzino. Vabbè, comunque a me fa... Forse così! Forse era così la luce! No, che fai? Io non altro non lo faccio, ma te lo dico tu. Ho pensato che mi metto canatura qua, seduta a ballare una volta, Mo sai che nella fatica proprio. No. Io sono un lavoratore, ma non sono faticatore.